Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi un accenno a un ormone anabolizzante, il trestolone, l'ormone scherzosamente amato dall'urologo e dal tricologo, perché sto scherzando, chiaramente sono farmaci anabolizzanti e quindi chiaramente la mia missione è quella di far considerare tutti gli effetti collaterali che questi farmaci possono avere, specialmente nel giovane che si avvicina allo sport, magari con un intento anabolico. Quindi da parte mia è l'obbligo di conoscere il nemico, poi ognuno è libero di scegliere il proprio percorso. Come urologo devo conoscere le sostanze, specialmente anche come andrologo, che possono interferire con gli equilibri ormonali e metabolici del nostro organismo. Il trestolone, parente del più famoso nandrolone, nasce nel 1963 con una finalità ben specifica: doveva essere un ottimo anticoncezionale maschile. Da qui capiamo già la sua attività soppressiva sull'asse. È un anabolizzante sicuramente che dà molti risultati interessanti. Non è mio compito in questo piccolo video parlare di dosaggi ed effetti, ma più che altro di effetti collaterali. Essenzialmente l'effetto collaterale principale è appunto la soppressione dell'asse, perché comunque aromatizza e tende quindi a sopprimere l'asse HTPA, ipotalamo ipofisi gonadi, provocando quindi con la sua assunzione una riduzione o soppressione dell'attività testicolare, sia dal lato della spermatogenesi, quindi una ridotta o assente produzione di spermatozoi, e questo ricordiamocelo sempre, ogni qualvolta l'uomo che stia intraprendendo un percorso anabolico abbia anche in mente o in progetto una gravidanza, perché questi ormoni sopprimono l'attività testicolare, come anche sopprime l'altro fronte dell'attività testicolare che è la steroidogenesi, ossia la produzione di testosterone. E perché allora è amato dall'urologo? Ripeto, è un titolo scherzoso perché fortunatamente non viene attaccato da quelle famose 5-alfa reduttasi che vanno a trasformare il testosterone in DHT. Il dietrotestosterone è importante anche nel mio lavoro perché il DHT, ad esempio, ha un'azione psicoattiva e euforizzante a livello cerebrale. Spesso l'uomo che ha un calo di libido, del desiderio, gioverebbe di una presenza del DHT. Talvolta sappiamo viene somministrato in maniera farmacologica sotto il nome di mesterolone di Provilon, che ha un'azione simile al DHT, ma effettivamente è un liberatore di testosterone libero. Tornando a noi, quindi il trestolone non viene convertito, non viene metabolizzato in DHT. Il DHT ha come target la prostata, anzi lì ci sono molti, c'è cioè molta attività di questi enzimi, di queste riduttasi, e ha come target anche il bulbo perifero, quindi meno trasformazione di DHT, meno ipertrofia prostatica, meno caduta di capelli. Quindi diciamo di buono, scherzosamente, questo ormone che ha un grosso potere di tipo anabolizzante e in parte androgeno e non ha come target la ghiandola prostatica, per cui la persona che è affetta da patologia prostatica non avrà fortunatamente ulteriori problemi. Però, come dicevo, nello stesso tempo viene convertito dalle aromatasi e quindi tende molto, in maniera molto molto forte, a sopprimere l'asse. Con questo vi saluto, ripeto, sono pilloline che ci danno degli input sui farmaci che ci circondano e che tutti noi dobbiamo conoscere. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.